Ci sono altri elementi disturbatori, tanto saluto anche Marcella, ci sono anche altri elementi disturbatori, degli errori psicologici che ci impediscono, che sono sabotanti e ci impediscono di raggiungere i nostri obiettivi, veramente mettono un ostacolo, mettono una grande barriera al raggiungimento dei nostri obiettivi. Un altro un errore psicologico è il cosiddetto effetto alone. L'effetto alone è un errore psicologico in base al quale la percezione di un particolare tratto, di una particolare situazione, è influenzata, dai tratti precedenti o di altre situazioni, insomma. Cioè, per fare un esempio, se io voglio vendere computer, per dire, no? E creo un marchio, infatti qua ci saranno tutti i copyright, no? Ma se potessi creare un marchio uguale a quello della Apple oppure simile a quello della Apple, in modo tale che la persona fa pensare alla Apple, praticamente io acquisirei sui miei computer tutto, come dire, l'autorevolezza che ha la Apple. Quindi se questo vale anche nelle relazioni, no? Se una persona, l'effetto alone è anche un po' l'effetto preselezione, no? Quindi se tu vedi che un uomo, diciamo, è corteggiato da moltissime donne, per effetto alone, diciamo, pensi che sia un uomo valido, no? Valido magari in tanti settori. Questo effetto alone, diciamo, ci frega in molte situazioni, comunque, ad esempio. Si può valutare che un uomo elegante sia anche serio, mentre invece un uomo per effetto alone. Quindi, perché rimaniamo fregati da questa cosa? Beh, rimaniamo fregati perché noi quando raggiungiamo un obiettivo, magari raggiungiamo una piccola parte. E pensiamo di aver raggiunto tutto, in realtà non facciamo più approfondimenti. Quindi invece è molto importante imparare a fare approfondimenti. Un altro errore psicologico, un altro bias psicologico è quello dell'impulsività. Ci sono persone estremamente impulsive che prendono decisioni istantanee. Da un punto di vista sentimentale affettivo, da un punto di vista, cioè questo lo fanno prevalentemente le persone emotive. Prevalentemente le persone emotive, un saluto a tutti, Chris e Matteo. Prevalentemente le persone emotive prendono lucciole per lanterne perché hanno, tra virgolette, un giudizio istantaneo, una decisione istantanea ed è la tendenza proprio a giudicare istantaneamente persone, eventi, questo deriva proprio da come abbiamo imparato a elaborare l'informazione. Le persone emotive, nel passato, già a livello di imprinting, non hanno, diciamo, la loro mente o la nostra mente, se siamo emotivi, non ha mai formato un giudizio elaborato e quindi. È come se avessimo un interruttore mentale per cui decidiamo impulsivamente. Sulla base di che cosa? Sulla base di quello che giudichiamo un istinto, ma l'istinto normalmente ci porta nel baratro. Purtroppo l'istinto non è per niente affidabile. È come se prendere decisioni istantanee è come se avessimo un aereo e lo facessimo guidare da una scimmia. È veramente difficile, è veramente complicato poter raggiungere degli obiettivi in questo modo. Un altro bias è quello della sostituzione, cioè quando dobbiamo prendere una decisione relativa a un qualche cosa. Noi abbiamo la tendenza a sostituire, diciamo, la domanda difficile con una domanda facile. Ad esempio, se
Devo capire, cioè mi sto chiedendo qualcosa, è un po' un correlato dell'effetto alone, mi sto chiedendo qualcosa su una persona anziché giudicare qualche cosa che diventa difficile da valutare, scelgo la via più facile. Per evitare questo errore che ci induce in errore, dobbiamo, diciamo, rimanere anche qua focalizzati sempre sul nostro obiettivo. E non, diciamo, variare assolutamente. Quindi questa è un'altra cosa che dovremmo imparare ad evitare. E poi c'è il bias dell'affetto. Anche qua, il bias dell'affetto è quello che ti dice che utilizzano, dicevano anche le nostre nonne. Quando sei coinvolto, quando sei innamorato, hai le fettine di prosciutto sugli occhi, cioè le tue emozioni influenzano il tuo giudizio. Dobbiamo tenere. Infatti, se noi vogliamo sedurre, dobbiamo agire a livello emotivo, ma se noi dobbiamo prendere decisioni, qualche cosa, non dobbiamo assolutamente farci influenzare dall'affetto, dal fatto che quella persona magari in qualche modo ti coinvolge. Perché prendiamo lucciole per lanterne? Lasciamo che le nostre emozioni vadano a governare i nostri pensieri e quindi, governando i nostri pensieri, andranno a influire sulle credenze che abbiamo sul mondo, sulla vita, eccetera. E poi c'è un altro fattore, anche qua, in cui veramente un altro meccanismo autosabotante, è un altro meccanismo autosabotante che anziché della legge dei grandi numeri, noi utilizziamo la legge dei piccoli numeri. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro cervello ha problemi con le statistiche e basta che capiti una cosa che noi la generalizziamo. Cioè, quello lì ti ha invitato una volta a cena e tu pensi che sia l'uomo della tua vita perché è uno che invita sempre a cena. Ma poi magari ti ha invitato a cena una volta, ti tromba, non ti inviterà mai più a cena. E questo qua ci cascano tantissime donne, no? Che tantissime donne e anche tantissimi uomini che si fanno pigliare per il culo, ovviamente. È dovuto al fatto che noi dovremmo agire perlomeno per statistica. Certo che se uno ti ha invitato a cena 100 volte, beh, vuol dire che uno probabilmente le donne ne invita a cena, ma se ti ha invitato una volta sola, non significa nulla. Se uno una volta ti ha fatto un regalo, non significa nulla. Se una persona ha fatto una cosa una volta, non significa nulla. E quella non ha nessuna statistica, un qualcosa, qualunque cosa. Perché il discorso è, io quando dico bisogna guardare i fatti, bisogna guardare i fatti, ma da un punto di vista statistico. Non è che basta che uno una volta. Perché alle volte senti le persone che ti dicono, vabbè, ma lui mi ha invitato a cena. Ma quante volte? Una. E allora? E che cosa significa? Niente. Cioè, bisogna guardare i fatti, ma i fatti da un punto di vista statistico. Questa è un'altra di quelle cose che ci cascano veramente, diciamo, tantissime persone che credono, diciamo, prendono lucciole per lanterne, prendono veramente lucciole per lanterne basandosi su pochi eventi. Che tra l'altro, poi la cosa anche interessante è, come diceva Christian prima, mettendo l'attenzione selettiva tra tanti eventi, cioè lui ti ha trattato 50 volte di merda e una volta bene, vai a prenderti proprio quella volta che ti ha trattato bene e quella diventa che lui è una brava persona perché ti tratta bene, perché si comporta bene, dimenticandoti di tutte le altre volte che di fatto invece si è comportato male. Ecco, queste sono altre cose che capitano abbastanza, che capitano abbastanza spesso. E poi c'è, diciamo, anche qua l'assenza di dubbio, cioè una delle cose che più colpisce gli esseri umani, che più dà fastidio agli esseri umani è affrontare dei dubbi. Perché il dubbio mette in moto tutta una serie di cose
E quindi noi, anziché fidarci del dubbio, dovremmo fidarci del dubbio, dei dubbi e ogni volta che abbiamo un dubbio andare all'accertamento. Per paura dell'accertamento facciamo, come dire, la politica dello struzzo. Annientiamo il dubbio, lo mettiamo da parte, non lo prendiamo in considerazione. Cioè il sospetto, il dubbio che ti possa fare le corna, ma preferisci non sapere. Questo è un esempio sempre nelle relazioni sentimentali affettive, perché il dubbio dovrebbe portare all'accertamento, ma noi dobbiamo arrivare all'accertamento, perché soprattutto quando ci diamo un obiettivo di qualunque natura essa sia, ogni volta che abbiamo un dubbio, dobbiamo arrivare all'accertamento, perché non dobbiamo fare la politica dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia e preferisce non vedere, perché se preferisce non vedere, diciamo, resta bloccato, diciamo, cioè, se fai finta di non vedere, te la pigli in quel posto praticamente, non ci sono possibilità. Ora, detto questo,